institution. Alle mie spalle, faccio una piccola sosta qui prima di arrivare all'ultima tappa, poi appunto ci sarà il momento della degustazione. Questa sala che vedete alle mie spalle è chiaramente identica a tutto il resto del mio rifugio, però è una sala del 2008, quindi è una sala costruita da Carlsberg, voluta da Carlsberg, è la sala di fermentazione, quindi dove accade il processo proprio più importante, in cui il mosto dolce diventa effettivamente una bevanda alcolica. Vedete però che Carlsberg, ecco, che ritorniamo a quello che dicevo all'inizio, l'intervento è stato un intervento davvero di punta di piedi e nel totale rispetto dell'armonia di questo luogo e della storicità di questo luogo, per cui la sala di fermentazione non è una sala qualunque come avrebbe potuto fare, ma è una sala nella quale il colore e le geometrie sono identiche a tutto il resto. I mascheroni sono dei calchi, per cui lui realizza proprio i calchi dei mascheroni della sala cottura. Ecco, non sì, però cosa rappresentano? Anche in questo caso sono due leonini, due mascheroni appunto. Esatto, due leoni. Però in realtà è molto curiosa questa cosa, perché sono i calchi della sala cottura, della facciata che c'è dalla strada, quindi non quella che abbiamo visto noi. Se passate dalla strada della Valganna, il lato dietro ha questi leoni. Questo è un rimando veramente particolare, perché poi appunto, come dice il signore, è il simbolo di Carlsberg, però la sala cottura è del 1905, per cui non c'entra assolutamente nulla con Carlsberg, siamo quasi 100 anni prima, eppure c'era già chissà un segno premonitore. Però appunto questa attenzione proprio alla storicità del luogo, per cui addirittura vengono fatti i calchi per avere delle copie dentro. Ora saliamo verso l'ultima tappa e poi ci dedichiamo alla tappa.